scongiurare il rischio di chiusura del siderurgico dopo che nelle ultime ore i sindacati hanno appreso che l'unico altoforno attualmente in marcia già ridotta si sta avviando ad un ulteriore abbassamento della carica e sarebbero in atto operazioni per il fermo delle batterie 7 e 8. In vista della manifestazione unitaria dei lavoratori dell'appalto insieme alle organizzazioni sindacali di lunedì 29 gennaio davanti alla Portineria Imprese, con successivo corteone pressi dell'ex Ilva per la difesa del futuro ambientale, occupazionale e economico del territorio, si registra l'intervento di Pietro Cantoro, segretario appalti FEMCISL Taranto Brindisi, che chiede un intervento urgente del governo sulla multinazionale per scongiurare il rischio di una bomba sociale. La stagione dei temporeggiamenti e dei rimpalli deve assolutamente finire, la situazione è ormai insostenibile. Per sbloccare la produttività e la continuità occupazionale di questo territorio, di questo stabilimento, dell'appalto e dell'indotto, serve necessariamente che il governo faccia pressioni sulla multinazionale per ripristinare gli scaduti e la liquidità che possano consentire ossigeno alle aziende per riprendere le attività strategiche e manutentive degli impianti e per poter consentire di pagare gli stipendi che fino ad oggi le aziende dell'appalto non sono riuscite a garantire. Questa salvaguardia ovviamente di tutta la filiera e di tutto il territorio. Il governo non riesce a intervenire sulla multinazionale che intervenisse sulle banche al fine di ripristinare i finanziamenti che servono per la liquidità corrente. Questa situazione ormai è seduta su una polveriera e la scintilla che possa far scoppiare un'incontenibile rabbia sociale è ormai alle porte.